In alto Molise, la neve ha stravolto tutti i piani dell'Agnone: aprire regolarmente il campionato domenica scorsa e inaugurare il nuovo Civitelle contro il Cesena. Domenica scorsa niente trasferta a Giulianova, e questo fine settimana non sarà il campo casalingo ad ospitare la capolista del Girone F. La società dei fratelli Colaizzo è alla ricerca di un campo. Scartata l'opzione Acquasanti Anni, Trivento si è trasformato nel nuovo rettangolo amico. Ma la neve prima e la concreta possibilità di dover giocare contro il Cesena a porte chiuse per un discorso di ordine in pubblico hanno spinto il club granata alla ricerca di un campo alternativo. Possibile il trasloco alla Lancellotta di Isernia o addirittura alla all'Aragona di Vasto. Domani saranno sciolte le riserve in tal senso. Sul campionato serve un avvio importante un risultato positivo al cospetto della squadra più forte del girone da domenica in testa con il massimo vantaggio stagionale più 7 sul Matelica potrebbe rappresentare la svolta stagionale tanto attesa. Un girone di ritorno di primissimo piano per ottenere la salvezza a partire proprio dal match contro i bianconeri la sosta prolungata ha permesso a Foglia Manzillo di lavorare al meglio anche con i nuovi arrivi tre pedine importanti per lo scaccamento Tattico. A partire dalla Salim Ribeiro alla ricerca della forma migliore dopo l'intervento al ginocchio per un infortunio patito con la maglia del Campobasso alla terzultima giornata del campionato scorso. Il giocatore brasiliano è ora pronto per dare un apporto di livello alla causa agnonese, come il giovane Bubacar che ha destato ottime impressione al tecnico campano.